Eccoci. Allora, come avevamo anticipato, iniziamo a entrare nel vivo parlando di questi casi d'uso, che saranno la tecnica che noi useremo per descrivere i requisiti funzionali. Quindi sono quello che andrebbe a finire in questo capitolo del nostro ipotetico documento di requisiti. E va a completare i modelli che impariamo a realizzare per coprire il modello funzionale del sistema informativo. Se ricordate questo diagramma, l'avevamo già visto un paio di volte, in cui si diceva il modello funzionale, noi lo descriviamo, lo spacchettiamo da tre punti di vista diversi: il punto di vista dei dati, quindi il modello concettuale, dal punto di vista dei processi, quindi gli activity diagram, e adesso anche dal punto di vista delle operazioni, delle azioni che gli utenti compiono sul sistema, cioè i casi d'uso. Questo è un, diciamo così, un metodo di descrizione relativamente recente. Cioè, noi stiamo parlando di sistemi informativi la cui storia risale in qualche modo agli anni 60, no? Come concetto di sistema informativo per la gestione di informazioni. Però è nato sempre, o meglio, si è evoluto molto con una visione meccanicistica della cosa. Cioè, quali sono le funzioni che il sistema informativo deve fare, deve supportare, punto. Poi gli utenti impareranno come devono usarlo. Negli anni 90, anche grazie al fatto che i sistemi informativi cominciavano a diventare molto più potenti, molto più sofisticati, e quindi delle risorse di calcolo potevano essere dedicate maggiormente a gestire l'interfaccia utente, l'interazione con l'utente, e quindi si sono anche sviluppate proprio delle discipline di studio legate all'usabilità, legate all'esperienza utente, eccetera. Allora hanno cominciato alcuni ricercatori a, diciamo così, a provare a cambiare il punto di vista, no? Quindi non solamente le procedure, le funzioni del sistema, ma le azioni svolte dall'utente. E hanno in qualche modo proposto questo concetto di caso d'uso, no? Il cui nome è una cosa un po' strana, use case, no? Ma in realtà vuol dire una cosa relativamente semplice. Un caso d'uso cattura, rappresenta, no, un contratto relativo al comportamento di un sistema a beneficio di alcuni stakeholder. Quindi dice, guarda che una parte del comportamento del sistema svolge una funzione utile, riconosciuta utile, agli stakeholder. Stakeholder, ricordiamolo, sono le persone che, o i ruoli aziendali che sono interessati a un buon funzionamento di quella procedura. Quindi il sistema informativo svolge quella funzione, ha quel comportamento, perché serve, perché è utile, perché giova beneficio ai supporter del sistema stesso. E come faccio a descrivere questo comportamento? Lo descrivo da un punto di vista particolare, di uno stakeholder particolare, cioè l'utente che per primo interagisce con il sistema, o che è l'unico che interagisce col sistema in quel comportamento specifico. Quindi noi spacchettiamo tutte le funzioni del sistema informativo in una serie di comportamenti più piccoli. Ciascuno di questi comportamenti viene condotto da uno degli utenti del sistema, che chiameremo attore primario, primary actor, l'attore primario, che interagisce con il sistema per svolgere un certo compito. Ok? Quindi mi chiedo, ok, allora gli utenti del sistema quali sono? Sono questi cinque tipi. Ok, del tipo 1, caro tipo 1, quali sono le azioni, i comportamenti, le azioni che puoi fare con il sistema? Beh, posso fare questo, posso fare quest'altro, posso fare quest'altro, e così via. Ma il livello di granularità a cui descrivo questo non deve essere né troppo fine né troppo ampio.
Se io chiedo a un sistema che cosa, scusate, se io chiedo a un utente, chiedo a un sistema, no, non parlo ancora con le macchine, se io chiedo a un utente che cosa puoi fare con quel sistema, lui se non è malato non ti risponderà, ah, posso cliccare sul bottone ok. Perché è vero che lui può cliccare sul bottone ok, ma per lui quel cliccare sul bottone ok non ha nessun significato. Significato di senso compiuto, significato per noi umani, non sa, cosa significa? Nulla. Magari è un passo, o magari è il passo finale di una procedura, di una serie di azioni che prese nel loro complesso hanno significato. Allora mi dico, mi posso registrare il sistema, posso salvare un appuntamento. Allora all'interno di salvare un appuntamento è certo che c'è, schiaccio ok per salvarlo, per confermarlo. Ma l'interazione vista dall'utente non è il singolo click, il singolo bottone, la singola videata, la singola voce. È una serie di passi i quali permettono all'attore primario di raggiungere qualche suo obiettivo. Quindi questo ci dice, il sistema non ti deve offrire videate a caso, deve organizzare le videate in modo che gli utenti possano iniziare ad interagire, scegliere di iniziare ad interagire con il sistema per raggiungere vari tipi di obiettivi. Nessuno di voi penso che vada a casa accendendo il computer per cliccare o per scorrere le pagine con la rotella. No? In un momento di noia scorri le pagine di Facebook con la rotella, ma il tuo scopo non è quello di scorrere le pagine con la rotella, no? È quello di vedere gli aggiornamenti. Hai uno scopo, okay? Uno scopo un pochino più di alto livello che il sistema ti permette di raggiungere fornendoti certe funzionalità, permettendoti di girare la rotella e capire cosa vuoi fare quando gira la rotella del mouse. Okay? Quindi l'utente, continuo l'esempio di prima, l'utente magari vuole andare lì e vedere le ultime notizie o magari vuole condividere il pensiero della giornata. Oggi sistemi informativi mi sono proprio stufato. Ok, lo vado lì e lo scrivo. Ma nel momento in cui tu apri la finestra, lo sai dentro di te se vuoi scrivere o se vuoi leggere. Il sistema informativo non lo sa ancora. Ma tu lo sai. Sai quale obiettivo vuoi raggiungere. Giusto? Quindi per te sono interazioni diverse che iniziano per motivi diversi, con scopi diversi. Adesso goal è una parola un po' grossa, no? Un po' altisonante, non è che il mio obiettivo nella vita è dire che oggi mi sono rotto le scatole a lezione. Però è un micro obiettivo, se vogliamo. Un micro obiettivo che inizia nel momento in cui l'utente ha deciso che vuole fare quello e termina nel momento in cui quell'obiettivo è stato raggiunto. Cioè nel momento in cui schiaccio posto, condividi o salvo, ok, ho finito, quell'obiettivo è stato raggiunto. Quindi posso andare a far merenda, oppure fare un'altra cosa, magari sempre con lo stesso sistema informativo, ma in quel momento ho chiuso un obiettivo, ho chiuso un caso d'uso e ne inizio un altro, che avrà magari un altro obiettivo, o lo stesso due volte, ma ricomincio comunque da capo. Quindi, visto dal punto di vista dell'utente, l'interazione col sistema non è a caso, non è a pagine, non è a bottoni, non è a click, ma è a passi di senso compiuto. Sequenze di operazioni di senso compiuto. Queste operazioni sono in qualche modo, qui le chiamiamo l'obiettivo dell'attore primario, poi può essere un obiettivo suo personale, intimo, oppure l'obiettivo lavorativo, cioè lui per lavoro deve fare questa cosa qui. Però quello che ci chiediamo noi è qual è il motivo per cui lui adesso si siede davanti al computer e decide di fare una certa cosa. Non lo scopre facendolo così per strada, per caso. Inizia un'interazione col sistema perché ha un determinato scopo. Andiamo a vedere se c'è delle mail. E questa è una scelta che richiede una certa serie di azioni. Apro il programma di posta, vado a vedere, aspetto che scarichi, eccetera, poi leggo e poi è finito. L'azione, controlliamo se ho delle mail, a un certo punto si conclude nella mente, no, dell'utente. Ok? Allora, in questo modo noi stiamo descrivendo le varie
videate, pagine, contenuti che il sistema informativo offre attraverso il punto di vista dell'utente e attraverso le interazioni che l'utente fa con il sistema. Il sistema cosa deve fare? Deve rispondere alle richieste dell'utente fornendogli i vari passaggi che lui deve fare per poter raggiungere quell'obiettivo. O alcuni di questi passaggi, alcune di queste videate potrebbero essere anche magari condivise tra più obiettivi diversi. No, quando noi apriamo una pagina di un sito, su quella stessa pagina possiamo fare tante cose. È solo nel momento in cui facciamo il primo passo che probabilmente sappiamo cosa vogliamo fare. No? Abbiamo deciso, esplicitiamo, no, ciò che avevamo in mente di fare. Nello stesso tempo però il sistema informativo conduce l'operazione per soddisfare o per permettere all'attore primario di raggiungere il proprio obiettivo e nello stesso tempo produrre un beneficio per tutti gli stakeholder. Beneficio per me che leggo i vostri commenti e so com'è andata la cosa. Quindi questi casi d'uso permettono di descrivere in qualche modo i processi a un livello maggiormente dettagliato rispetto agli activity diagram, i processi con cui gli utenti usano il sistema, mi permette di capire se un determinato requisito del sistema è a beneficio di un certo tipo di utente, di un altro utente, o se l'ho messo lì ma non so a chi serve, non so chi lo usa, non mi è chiaro chi lo usa e perché. Ecco, descrivere le cose da questo punto di vista mi permette di ragionare anche su questo punto di vista, da questo aspetto, cioè dell'impatto, dell'uso effettivo che gli utenti faranno del sistema informativo. E indirettamente mi dai i requisiti funzionali. Perché una volta che ti ho detto tutto ciò che tutti gli utenti possono voler fare col sistema, ti ho implicitamente detto esattamente tutto ciò che il sistema come minimo deve fare per poter permettere a ciascun utente di fare ciò che vuole. Ciò che vuole è ciò che l'utente, quando dico la frase l'utente vuole fare, faccio riferimento all'obiettivo, no, di prima. Non è che l'utente vuole, posso dire, l'utente vuole diventare ricco, ho capito, va bene, ma non c'è una funzione nel sistema informativo che ti permette di fare questo. Parliamo sempre di obiettivi che l'utente raggiunge, può raggiungere interagendo con il sistema. Okay? Allora, come li descrivo? Da che punto di vista descrivo queste cose? Rappresento solamente l'aspetto comportamentale, funzionale del sistema, cioè che cosa viene fatto. Quindi in qualche modo, come sempre, come tutti i modelli che sviluppiamo, vede un aspetto e ne dimentica degli altri. Non vedo i dettagli di come vengono rappresentati i dati, come vengono scambiati i dati, non mi interessano. Mi interessa solo sapere che l'utente a un certo punto può inserire un messaggio nel sistema e il sistema lo pubblica. Allora, stiamo parlando di informazioni che vengono scambiate tra utente e sistema. Non stiamo dicendo se l'applicazione è sull'interfaccia web o mobile o vocale. Sì, è importante, ma è un'altra cosa, la forma fisica dell'interfaccia. Prima di tutto mi serve capire che cosa l'utente può fare e per fare una certa operazione, per raggiungere un certo obiettivo, quali sono le informazioni che deve fornire oppure che deve ricevere dal sistema. È sempre uno scambio di informazioni. Così come quando faccio i diagrammi di casi d'uso, mi devo dimenticare di quelle che sono le regole di business. Regole di business che avevamo chiamato anche vincoli logico-temporali, cioè ciò che discende dagli activity diagram. Tutta la danza che fanno i token negli activity diagram, no, hanno lo scopo di dire che una certa azione si può fare in un momento e non si può fare in un altro momento, perché non ci sono le condizioni per potersi fare. L'azione si può fare solo se ne è stata fatta un'altra prima, oppure se non è ancora stata fatta, eccetera, eccetera. In questo caso, il sistema informativo, nell'activity diagram, noi stiamo dicendo al sistema informativo quali sono le regole, i vincoli, no, a cui gli utenti devono sottostare.
non può un utente fare tutto ciò che vuole quando vuole, può farlo solamente a certe condizioni, va bene? Adesso, quando pensiamo ai casi d'uso, ci dimentichiamo di questo aspetto, non ci interessa più perché l'abbiamo già descritto là, l'abbiamo già descritto nell'activity diagram. E chiediamoci, in modo ampio, quali sono tutte le cose che posso fare? E ti posso fare l'elenco di tutti gli obiettivi che posso raggiungere, tutti i casi d'uso che posso attivare. Indipendentemente dal fatto che questi casi d'uso non siano tutti attivabili adesso. Dipenderà da che cosa mi dice l'activity diagram, se il token me lo abilita oppure no. Però voglio avere un punto unico in cui ci sia l'elenco complessivo di tutte le azioni che posso fare, che potrei fare potenzialmente. Ok? Anche se in questo momento questo utente non le può fare. Separiamo le due cose. L'activity diagram ci permette di definire i vincoli logici e temporali, ma soprattutto quelli logici, con cui le variazioni si possono succedere. I casi d'uso, in qualche modo, sono un catalogo invece completo di tutte le azioni che potenzialmente prima o poi un utente potrà voler fare. C'è sempre il verbo volere, perché se l'utente non vuole non le fa. Ma quali sono le cose che l'utente può volere? In ogni sistema informativo ci sono delle cose che voi magari vorreste, ma non potete volere, perché il sistema informativo non ve le supporta. Mi viene in mente sempre l'esempio di Facebook. Quanti sono le estensioni più o meno truffaldine che vi promettono di dirvi chi ha visto i vostri messaggi, chi ha visto il vostro profilo, eccetera? No? Queste sono tutte false, ovviamente, se non solo per rubarvi i dati, queste cose, perché la piattaforma non vi permette di saperlo. Okay? Sapere chi ha visto il mio profilo. Non si può. Tutte le estensioni che vi promettono di farlo semplicemente vi rubano qualcosa. Punto. Ok, vuol dire che chi ha pensato quella piattaforma non vi ha dato quel caso d'uso. Non è previsto dalla piattaforma quella funzionalità lì, quel caso d'uso. Quindi io non posso interagire con quella piattaforma e dire adesso voglio sapere, non posso darmi l'obiettivo, voglio sapere chi ha visto il mio profilo. Perché non me lo offre. Quindi sta proprio questo lo specifico delle funzionalità del sistema. Qualcuno ha deciso quali sono le cose che gli utenti possono volere. L'utente vuole uguale il sistema informativo deve. C'è sempre questa dualità. Quindi le cose che l'utente può volere si può anche scrivere come le cose che il sistema informativo deve fare o deve permettere all'utente di fare. Okay? Non c'è mai, non si può mai dire il sistema informativo vuole, non ha una volontà, oppure può, ma il sistema informativo deve. Lo sto progettando perché faccio certe cose. E sull'utente non potrò mai dire deve. Può, o decide, o vuole, no? Perché non lo posso obbligare. Quindi c'è una simmetria forte. Però io, quando progetto un sistema informativo, sto decidendo quali sono le cose che permetto all'utente di desiderare. Altre le potrà desiderare per conto suo, ma nel sistema informativo tanto non trova soddisfazione a quel desiderio, a quella richiesta, perché non è una funzione prevista. Quindi un caso d'uso, se guardiamo la definizione, potrebbe essere sintetizzata così. Un caso d'uso descrive un insieme di interazioni, una sequenza di interazioni, goal-oriented, cioè orientata verso un risultato ben preciso, che ha come punto d'arrivo un risultato ben preciso, questo insieme di interazioni. Quindi non faccio dei click a caso perché tiro a sorte, faccio una sequenza di click di azioni perché voglio raggiungere un certo obiettivo. Interazioni che avvengono tra un attore esterno, qui è scritto al plurale, possono anche essere più di uno gli attori, ma è molto raro, poi lo analizzeremo, e interazioni che avvengono tra un attore esterno e il sistema. Quindi,
girando la frase. Quando quell'attore, cioè quell'utente, vuole raggiungere quell'obiettivo, goal, quali sono le interazioni che compie col sistema per poter raggiungere l'obiettivo? Quindi la parola chiave qua è interazioni, cioè ti descrivo come l'utente può raggiungere l'obiettivo, che si può anche dire, ti descrivo come il sistema permette all'utente di raggiungere l'obiettivo, descrivendoti, dettagliandoti la sequenza di interazioni che avvengono tra utente e sistema. E interazione è una parola che significa scambio di informazioni. Cioè, quali sono le informazioni e in quale ordine, in quale sequenza, si scambiano questo utente, questo attore ed il sistema. Non mi importa in che modo si scambiano queste informazioni, dove schiaccia il bottone, se è scritto in alto, se è scritto in basso, se è in verde o se è in giallo. Non qui. Qui mi sto concentrando sull'aspetto funzionale e quindi non quello estetico. Quindi devo riuscire a effettivamente sintetizzare quali sono gli obiettivi che gli attori possono avere e per ciascuno di questi obiettivi qual è la sequenza di scambi di informazioni, interazioni, che si compie tra utente e sistema per raggiungere quel elemento. Quindi in qualche modo questa figura ci fa capire che noi partiamo da un attore. Attore significa tipo di utente, usiamo questo termine generico, e l'attore lo schematizziamo con un omino, fate finta che sia un omino. Posso avere in un sistema informativo vari tipi di attori, quindi l'attore studente, l'attore professore, l'attore segreteria, nel caso della segreteria studenti, l'attore organizzatore di hackathon, giudice, come si chiama, partecipante nel caso del nostro esercizio degli hackathon e così via, o vari attori. Gli attori non necessariamente corrispondono a delle persone distinte, ma corrispondono piuttosto a dei cappelli che le persone si mettono in testa, dei ruoli che le persone assumono in un determinato istante. Quindi, prendiamo l'esempio dell'hackathon, la stessa persona fisica oggi può essere partecipante, domani può essere giudice. Quindi la stessa persona, ma in momenti diversi, gioca ruoli diversi, recita, è un attore, recita ruoli diversi. Quindi l'attore non identifica la persona, ma il ruolo che sta assumendo la persona in quel momento. Poi ovviamente alcune persone avranno diritto di assumere certi ruoli, altre no. Va bene, ci sono delle limitazioni a monte. Un attore di fronte al sistema, quindi noi non ci interessa la vita privata di quell'attore, ci interessa solamente ciò che fa in relazione al nostro sistema informativo. E ci interessa descrivere ciò che fa nel momento in cui si dà un obiettivo. Quindi ogni caso d'uso per noi è un obiettivo. Do il nome al caso d'uso chiamandolo con l'obiettivo che l'attore si dà. E il sistema dovrà permettere all'utente di compiere una sequenza di interazioni ai termini della quale l'obiettivo si è raggiunto. Io descrivo il caso d'uso andando a descrivere questa sequenza di interazioni. A livello visuale io mi immagino di mettermi qua in mezzo, tra l'utente e il sistema, e mi sforzo di descrivere il caso d'uso osservando solamente ciò che passa da qui. Quindi io non vedo cosa fa il sistema informativo al suo interno, non vedo cosa pensa l'utente, ma vedo solamente quali informazioni l'utente fornisce al sistema e quali informazioni il sistema fornisce all'utente. Basta, mi sforzo di descrivere il caso d'uso solamente in questi termini, di scambio di informazioni.
qual è la sequenza di informazioni scambiate tra utente e sistema che permette all'utente di raggiungere il proprio obiettivo, che so a priori qual è essere. È un punto di vista, è un modo un po' strano, no? Di parlare di un sistema parlando in realtà neanche del suo utente, ma dell'interazione che lui fa col suo utente. Però ci permette di astrarre, cioè non vedere, tutta la complessità interna al sistema, cioè il come il sistema internamente macina le informazioni per poter arrivare al risultato, se deve fare delle scelte, dei controlli, quello l'abbiamo già fatto nell'activity diagram, non ha senso dirlo un'altra volta. Quali sono le regole che deve seguire il sistema. E ci permette di astrarre, non preoccuparci su quelle che sono tutte le azioni dell'utente che non coinvolgono direttamente il sistema informativo, nei processi mentali decisionali dell'utente che comunque non conosceremo mai. Arriviamo qua all'essenza, no? E qua è un po' il tema comune di tutto il corso. Ogni tipo di modello cattura un aspetto e arriva all'essenza di questo aspetto e se ne frega di tutto il resto. Quindi, gli elementi chiave di un caso d'uso sono, diciamo chi è l'attore, dichiariamo che in un certo caso d'uso l'attore coinvolto è un certo tipo di utenti. Quindi quando io progetto un sistema dovrò dichiarare, definire quali sono tutte le tipologie di attori possibili. Ciascun caso d'uso sarà attivabile, io uso un po' questo termine, attivare un caso d'uso, anche se non è proprio, diciamo così, formalmente definito da nessuna parte, per dire che l'attore inizia ad interagire col sistema avendo in mente quell'obiettivo descritto da quel caso d'uso. Il sistema lo vediamo sempre come una scatola nera, quindi dirò sempre il sistema, genericamente. Non mi interessano altri dettagli. So che l'utente in qualche modo interagirà con il sistema. E poi ovviamente dichiaro sempre bene qual è l'obiettivo che sto descrivendo, cioè ogni caso d'uso corrisponde a un obiettivo diverso. L'obiettivo deve essere chiaro nella mente dell'utente, deve essere un obiettivo raggiungibile col sistema, ottenibile interagendo col sistema, e direi ottenibile in tempo breve, cioè attraverso una singola sequenza di interazioni col sistema. Un caso d'uso non può iniziare adesso e finire tra un anno, o tra un mese, o tra due giorni. Inizia adesso e finisce tra 30 secondi, 2 minuti, se devo scrivere una mail complicata, 5 minuti, durante i quali l'attore è concentrato sul fare i passaggi che servono per raggiungere quell'obiettivo. Quindi prima parlavo di granularità, no? Ho fatto l'esempio minimo, l'obiettivo dell'utente non è cliccare su ok, l'obiettivo dell'utente non è neanche gestire la corrispondenza, gestire i messaggi, non vuol dire niente, o meglio, gestire i messaggi è un insieme di singole attività che si possono fare, adesso leggo questa, poi rispondo quell'altra, cancello quell'altra mail perché tanto sono pubblicità, archivio queste due così non le perdo. Sono tante azioni singole, ciascuna delle quali ha un obiettivo ben specifico e so esattamente quando l'ho raggiunto quell'obiettivo. Immaginate questo attore che a un certo punto raggiunge un momento di sollievo quando ha raggiunto l'obiettivo, quando il suo caso d'uso ha raggiunto l'obiettivo. Ah, ok, volevo fare questo e ci sono arrivato. È talmente vero che pensate quando andate al bancomat a prelevare i soldi, l'ho già detto io, perché andate al bancomat per prelevare i soldi? Ok, questo è l'obiettivo finale. Sapete che andate a interagire con una macchina, tra l'altro anche abbastanza antipatica come modalità di interazione, perché avete un obiettivo, ritirare i soldi. Quando avete ritirato i soldi, quella macchina può anche scomparire, esplodere, rompersi, non mi interessa più, avete raggiunto l'obiettivo. E questo è il motivo per cui prima vi restituisce la tessera e dopo vi dà i soldi.
Pensate cosa succederebbe se un bancomat restituisce prima i soldi e dopo solo vi restituisce la tessera. Metà delle persone se ne vanno lasciando la tessera lì. È vero? Già così uno rischia. Ma è ovvio, no? Perché tu sei andato lì con uno scopo, lo scopo l'hai raggiunto, boom, hai tante altre cose più belle a cui pensare. Perché il tuo scopo non è ritirare la tessera, è ritirare i soldi. E quindi chi ha progettato quel sistema ha progettato l'interazione in una certa sequenza affinché il raggiungimento dell'obiettivo fosse proprio l'ultimo passo. Così sei sicuro che se c'erano cose che doveva obbligarti a fare prima, te le fa fare prima. Perché nel momento in cui l'attore raggiunge l'obiettivo, il caso d'uso è finito. Quindi era un esempio concreto per dire che l'utente di un sistema sa quando ha raggiunto l'obiettivo. Quindi anche noi nel descrivere il caso d'uso dobbiamo identificare bene quali sono le sequenze di passi, eseguito l'ultimo dei quali, quindi raggiunto l'ultimo passo, l'obiettivo è stato raggiunto, fine. Questo caso d'uso è finito, facciamo un altro. Poi ci sono dei casi in cui l'obiettivo invece non viene raggiunto, perché magari non ho più soldi sul conto, perché magari non mi ricordo il codice. E allora non tutti i casi d'uso terminano raggiungendo l'obiettivo. Quindi io dovrò descrivere, quando scrivo un caso d'uso, quali sono le interazioni che l'utente fa con il sistema al fine di raggiungere l'obiettivo, ma poi dovrò anche descrivere cosa succede se ci sono degli intoppi che non permettono all'utente di raggiungere l'obiettivo. Intoppi dovuti a errore dell'utente, sbaglia il PIN, intoppi dovuti a condizioni al contorno del sistema, tipo non ho più credito disponibile. E ovviamente tutto questo fa parte della descrizione di ciò che può succedere nell'interazione tra l'utente e il sistema quando l'utente cerca di raggiungere quell'obiettivo. Allora, questi sono i dati di targa di un caso d'uso. L'attore, il sistema e l'obiettivo. Il sistema, vabbè, è sempre lui, quindi lasciamolo sottinteso. E nel merito però, come viene descritto? Viene descritto attraverso una sequenza temporale, la parola sequenza indica il tempo, un passo dopo l'altro, di interazioni tra l'attore e il sistema. Principalmente descrivo la sequenza che soddisfa l'obiettivo, ma poi posso avere delle varianti, no? Varianti che a volte possono far fallire il caso d'uso, cioè non permettere all'utente di raggiungere il proprio obiettivo. Alcune varianti in realtà possono essere ancora varianti di successo, cioè sbaglio il PIN, vabbè, lo reinserisco la seconda volta e la seconda volta lo inserisco giusto, quindi alla fine all'obiettivo ci arrivo attraverso una sequenza che non è la sequenza principale, la più facile, la più lineare, la più diretta. Ci arrivo attraverso una sequenza, una variante, un po' più complicata, ma che comunque mi permette di arrivare a successo, di raggiungere l'obiettivo. Oppure in altri casi semplicemente non raggiungo l'obiettivo. E quindi il caso d'uso, diciamo così, fallisce, nel senso che la sequenza di interazioni non porta all'obiettivo, al raggiungimento dell'obiettivo da parte dell'utente. Dobbiamo descrivere ovviamente entrambi i casi, il caso fortunato e il caso anomalo, i casi separati. Quindi, gli ingredienti quali sono? L'attore. L'attore abbiamo già detto che è un'entità esterna al sistema che interagisce con il sistema stesso. Principalmente noi pensiamo agli attori come persone fisiche, quindi una categoria di utenti, descritti non in quanto identità, ma in quanto ruolo che stanno giocando, no? Che stanno recitando. È anche possibile, a me non piace tanto, ma il formalismo lo permette, la definizione lo permette,
che un attore sia un altro sistema informativo. Allora, la forma dell'attore è l'omino stilizzato, quindi mi ricorda l'uomo. Però è possibile ipotizzare dei casi d'uso in cui un attore sia un computer, una macchina, un sistema informativo, che interagisce con un altro sistema informativo per raggiungere un obiettivo, non posso dire voluto, ma programmato all'interno del primo sistema informativo. Quindi a volte, in alcuni casi particolari, uno degli attori può essere meccanico e non umano. Però teniamolo come caso particolare, raro, no? Tendenzialmente l'attore per noi è un tipo di utente. E tendenzialmente, in un caso d'uso, di attore ce n'è uno solo. Noi lo chiameremo attore primario, che è colui che ha l'obiettivo, che si dà l'obiettivo da raggiungere, attraverso questa serie di interazioni. In alcuni casi rari, il raggiungimento dell'obiettivo coinvolge più persone. E allora in questo caso, oltre all'attore primario, l'attore principale, ci saranno anche degli attori secondari, uno o più attori secondari. Perché dico che è un caso raro? Ma perché io sto descrivendo, no, l'interazione tra utente e sistema. Allora, il sistema non è che è una cosa astratta, è il computer che ho di fronte, è lo sportello che ho di fronte, è lo smartphone che ho in mano. Allora, se voglio fare qualcosa, lo sto facendo io col mio computer. Durante questa interazione non è che c'è un altro attore, un'altra persona che arriva in mezzo e mi schiaccia ok. No? Nella maggior parte dei sistemi informativi che usiamo, sono pensati per servire un utente alla volta. Quindi un determinato caso d'uso viene proposto da un utente e concluso da quell'utente stesso. Pensiamo ai casi d'uso. Per cui immaginate, vi faccio un esempio, tanto per chiarire. Io vado in banca, banca online, e voglio richiedere un mutuo, un prestito. Allora, ovviamente, a livello di processo, questa attività richiede due persone. L'utente che fa la richiesta e l'impiegato che la controlla e la approva oppure la rifiuta. Non è automatico. Però questi due sono due casi d'uso diversi. Non è un unico caso d'uso. Il primo è l'obiettivo che si dà all'utente: faccio la richiesta di mutuo o di prestito, che si conclude nel momento in cui lui ha indicato l'importo, una serie di spiegazioni e ha cliccato ok. Cosa si è concluso? Il suo obiettivo, faccio la richiesta, è concluso lì. Poi in un altro momento, domani mattina, lunedì prossimo, un'altra persona, come parte del suo lavoro, si darà l'obiettivo: adesso andiamo a rivedere le richieste di prestito e le approviamo oppure le mandiamo indietro, le rifiutiamo. Quindi un altro utente che svolge un'altra parte, si dà un altro obiettivo, cioè controlliamo questa richiesta di mutuo, e il controlliamo la richiesta di mutuo termina con approvo o termina con rifiuto. È un caso d'uso separato. Perché? Ma perché queste due azioni io me le vedo come due azioni diverse all'interno della stessa activity diagram. In activity diagram c'è l'utente, inserisce la domanda, poi altra colonna dell'activity diagram, altra swim lane, o l'impiegato della banca che verifica la richiesta. Queste due interazioni sono fatte in luoghi separati, in tempi indipendenti l'una dall'altra. Non fanno parte di un continuum di interazioni, di una sequenza di interazioni unica. Sono una sequenza di interazioni che fa l'utente e si conclude, e una sequenza di interazioni che fa l'impiegato e si conclude. Sono due casi d'uso separati. Quindi è vero che per concludere il processo della richiesta di mutuo, processo, activity, servono due attori diversi. Ma serve un caso d'uso di un attore, in cui l'attore unico è il cliente, e un caso d'uso in cui l'attore unico è l'impiegato. Ci sono invece dei casi
in cui più persone interagiscono, diciamo contemporaneamente, nello stesso spazio e tempo limitato, con lo stesso sistema informativo, in tempo reale? E ci sono, sono rari ma ci sono. Quello che mi viene in mente più facile è quando andate a pagare al supermercato. Quando voi andate al supermercato alla cassa, il sistema informativo chi è? La cassa. L'interfaccia del sistema informativo è la cassa. L'attore primario che usa la cassa chi è? Il cassiere o la cassiera. Che ha come obiettivo quello di farvi il conto. Se voi pagate in contanti, l'unico attore che usa il sistema informativo della cassa è il cassiere. Voi, dal punto di vista del sistema informativo, non esistete. Il cassiere potrebbe essersi inventato un conto lui. Avere davanti un cliente immaginario, perché lui, poverino, ha le paranoie. Ma la cassa non se ne accorge. Ok? Ma se pagate col bancomat, a un certo momento vi viene richiesto di inserire un codice. Allora, quel passaggio che, in cui voi inserite il codice fa parte del caso d'uso fare il conto, perché senza quell'inserimento del codice il conto non lo posso chiudere. Ma viene fatto, il codice lo inserite voi, non lo inserisce il cassiere. Quindi in quel momento voi agite in un caso d'uso che è faccio il conto, il cui attore primario è il cassiere, in cui voi siete un attore secondario. Perché vi infilate a metà dell'interazione tra l'utente e il sistema, adesso a un certo punto dice, senti, per favore aggiunga questo, metta il codice. Vi coinvolge all'interno del caso d'uso che sta conducendo. Allora, in questo caso siete un attore secondario, o a volte si chiama attore di supporto, che interagisce con lo stesso sistema informativo all'interno dello stesso caso d'uso per sbloccare un passaggio o poco più. Quindi questo però richiede che più utenti stiano interagendo nello stesso tempo, nello stesso periodo di tempo e nello stesso contesto di obiettivo con lo stesso sistema informativo. Non ho osato dire nello stesso luogo perché non è detto che sia nello stesso luogo. Magari la procedura è online e voi siete a casa e lui è da un'altra parte, però siete collegati e dovete svolgere quell'operazione esattamente in tempo reale. Allora potrebbe essere anche questo un caso d'uso con attori di supporto, con attori secondari, anche se questi attori non sono fisicamente nello stesso posto. Ma magari stanno usando lo stesso sistema informativo in modo sincrono, sincronizzato nello stesso momento. Ok? Quindi in qualche modo i criteri per capire se i casi d'uso sono uno o due, se gli attori sono uno o due, sono abbastanza semplici. Abbiamo un primo criterio di tempo. Un caso d'uso non è un secondo, non è due ore. È dell'ordine di qualche minuto, mezzo minuto, minuto, due, cinque. Cioè una sequenza di interazioni focalizzata a un certo obiettivo. L'obiettivo è sempre solo dell'attore primario. Voi non avete l'obiettivo inserisco il codice del bancomat. Che obiettivo è? Di per sé non significa nulla. Inserite il codice del bancomat perché a un certo punto è richiesto che voi lo facciate affinché il cassiere possa chiudere il conto. L'attore possa raggiungere l'obiettivo. Il cassiere possa chiudere il conto. In quel momento lì voi non avete un obiettivo vostro. Di per sé, se vi dicessero l'obiettivo di questa azione è inserire il PIN, dici, ma scusa, ma perché? A che cosa serve? Vedete che mi manca l'obiettivo, manca la motivazione. Quindi l'attore primario è colui che ha la motivazione, che ha l'obiettivo, che ha il punto d'arrivo a cui può arrivare. Questo intero caso d'uso corrisponde a una delle azioni dei nostri activity diagram. Cioè non è che raggiungendo quell'obiettivo io
ho finito tutto l'hackathon, ho finito tutta la registrazione, no, ho fatto un passo. Un passo che deve essere gestito attraverso una sequenza di interazioni contigua nel tempo e legata a un'unica motivazione. Quindi sono questi due questi criteri, il tempo, non troppo breve, non troppo lungo, una sequenza di interazioni finalizzata a un unico obiettivo da parte dell'attore primario. Con questi criteri è abbastanza facile identificare, no, dove iniziano e dove finiscono i casi d'uso, quando sono due casi d'uso separati, quando in realtà è lo stesso. L'attore primario è uno solo, ha un obiettivo solo e lo esegue attraverso una sequenza contigua di operazioni. Se in mezzo posso andare a dormire e finire domani mattina, non è un caso d'uso solo. Il caso d'uso è qualcosa che non può essere interrotto dall'inizio alla fine. Non è detto che devo farlo in apnea, trattenendo il fiato in meno di 2 secondi, però attraverso una sequenza di interazioni contigue, continue. Se lo abbandono a metà, non ho raggiunto l'obiettivo e quindi il caso d'uso non è concluso. Vabbè. Quindi lo ripetiamo, l'obiettivo è qualche punto d'arrivo che ha senso, che ha significato per l'attore che interagisce col sistema. Magari non ha significato per il sistema. Nel momento in cui diciamo che una certa cosa ha un senso, ha un significato, è ovvio che non stiamo parlando del sistema. Il sistema esegue azioni senza capirle. Però sono azioni che possono, che uno hanno un significato, come, guarda, casualmente c'è lo stesso esempio che ho fatto prima, inserisci il codice PIN da solo, non ha un suo scopo, prelevare i soldi sì. Quindi l'obiettivo ha in qualche modo un valore per l'attore primario, lo solleva di un peso quando l'obiettivo viene raggiunto. Ma nello stesso tempo non può essere un obiettivo generico, vago, ampio, perché altrimenti non posso trovare un punto esatto in cui questo viene soddisfatto, oppure non posso sperare che venga soddisfatto facendo una sequenza contigua di operazioni, magari attraverso tutta una serie di operazioni su più giorni, ma allora non stiamo parlando del singolo caso d'uso. Quindi l'obiettivo lo possiamo quasi sempre esprimere in questi termini. In qualità di attore di un certo tipo, voglio fare certe operazioni al fine di ottenere qualche ritorno, qualche valore di ritorno per me, ottenere qualche beneficio. Quindi quando pensiamo all'obiettivo del caso d'uso, pensiamo sempre al valore che ritorna un certo tipo di attore quando fa certe azioni. Faccio attenzione che poi sono la motivazione per cui lui accende il computer anziché andarsi a fare una passeggiata, perché vuole compiere quell'operazione lì. Poi il verbo volere è sempre un desiderio oppure anche una costruzione, cioè non c'è nessuno che dice voglio pagare le tasse, in astratto. Poi in quel momento lo vuoi fare perché sai che lo devi fare, quindi non ha a che vedere col desiderio quanto più con l'intenzionalità, ho deciso di far questo. Quindi, ad esempio, nel caso del bancomat, l'obiettivo potrebbe essere descritto come io come cliente della banca, in qualità di attore che ha la qualifica di essere un cliente della banca, perché sennò non posso prelevare, voglio fare un prelievo e questa è l'operazione che faccio col sistema informativo. Ma l'obiettivo mio non è fare il prelievo, è avere i soldi. Okay? Quindi io ho un mio obiettivo che ottengo, raggiungo attraverso delle interazioni col sistema. Quindi devo essere sicuro di capire qual è il mio obiettivo. Una volta che l'ho capito, descriverò come lo ottengo descrivendo le interazioni col sistema, cioè come faccio a farlo. Questo dal punto di vista principale, cioè
l'attore primario che raggiunge l'obiettivo. Il caso d'uso però tiene conto non solamente del desiderio, della volontà dell'attore primario, ma anche del beneficio che può portare agli altri stakeholder. Cioè chi può essere interessato in senso positivo dal fatto che un certo utente abbia prelevato dei soldi? Beh, probabilmente la banca, no, il manager della banca che sa che i suoi utenti usano i suoi sistemi, fanno girare, diciamo, il conto corrente e così via. Quindi in qualche modo possiamo, non è sempre facile, non è sempre evidente, no? Ci sono alcuni casi d'uso che magari sono più tecnici, più operativi, quindi è difficile evidenziare un beneficio per altri tipi di utenti che non siano l'utente che sta interagendo. Però in alcuni casi possiamo evidenziare che il buon esito di un caso di studio, un caso d'uso, ha benefici anche per altri tipi di attori. Ad esempio, nel caso dell'hackathon, no? Molte delle azioni che fanno gli utenti partecipanti beneficiano l'organizzatore. Cioè, se un utente si iscrive all'hackathon, l'organizzatore è contento. Il fatto di portare a termine l'iscrizione soddisfa un desiderio, una volontà, un obiettivo del partecipante. Ma indirettamente è un'azione di valore che crea valore in qualche modo anche per l'organizzatore, perché se io organizzo un hackathon e poi vengono in tre, non sono contento. Se vengono in tanti, se tanti si iscrivono, sono più contento. Quindi ogni volta che quell'operazione va a buon fine, quindi che un attore primario raggiunge il proprio obiettivo, anche gli stakeholder correlati ne traggono valore in un certo senso. Non è detto che sia valore monetario, ecco, però ne traggono un beneficio. Allora, nel descrivere il caso d'uso possiamo anche evidenziare quali sono gli stakeholder che traggono beneficio dal fatto che l'utente, l'attore primario, abbia raggiunto l'obiettivo piuttosto che non abbia raggiunto. Gli stakeholder spesso sono utenti del sistema, ma è anche possibile, anzi è abbastanza naturale, che ci siano degli stakeholder che non usano mai il sistema direttamente. Sono interessati nel fatto che gli altri utenti usino il sistema. Quindi in qualche modo un utente, un attore, che è un utente del sistema, è praticamente sempre stakeholder, almeno di se stesso. Se io faccio una cosa, raggiungo l'obiettivo, sono contento di averlo raggiunto. Che sia una cosa che mi piace, sia una cosa che non mi piace, me la sono tolta dai piedi perlomeno. L'ho fatta, non ci devo più pensare. E se l'ho fatta, avrò un motivo per farla e quindi quando lo raggiungo mi dà un valore, per definizione di obiettivo. Quindi, gli attori sono sempre stakeholder. Poi possono esserci gli stakeholder che non sono attori né di questo caso d'uso, ma magari né di nessun caso d'uso nel sistema. Dipende ovviamente dai casi. Ecco, qui cominciamo già a darci anche delle regole pratiche. Normalmente, anche per ragioni di sinteticità, evitiamo sempre di ripetere cose che sono ovvie. Quando descriveremo i casi d'uso, no, la frase che ho appena detto, un attore è sempre uno stakeholder, l'attore primario è sempre uno stakeholder, si traduce dicendo: nella pratica, quando facciamo l'elenco degli stakeholder, l'attore primario non stiamo ad elencarlo un'altra volta, l'abbiamo già detto. Okay? Poi, quando vedremo poi il formalismo che adotteremo per descrivere i casi d'uso, no, ci daremo una serie di semplificazioni, di sottintesi, che per evitare di ribadire l'ovvio ogni volta. No? Ecco, queste sono tutte informazioni collaterali, a questo punto, che sono meno importanti. Il cuore di un caso d'uso è l'attore e l'obiettivo. Ma nel descrivere l'attore e l'obiettivo possiamo anche descrivere un po' meglio gli stakeholder, il contesto, l'ambito in cui questo caso d'uso è stato definito. Cioè, se noi abbiamo un sistema piccolino che fa una cosa sola, l'ambito è il sistema stesso. Ma se stiamo parlando di un sistema informativo molto ampio, fatto di tante parti, di tante macro funzionalità,
allora questa informazione sull'ambito ci permette di capire dove è messo questo pezzo, no? A quale parte del sistema informativo fa riferimento? La parte di produzione, la parte di vendita, la parte di contabilità? No? In quale macro modulo del sistema informativo questo caso d'uso appartiene? Vabbè, lasciamo perdere questo. Un modo, ma è raro averne bisogno, no? Di delimitare bene l'ambito in cui descrivo un caso d'uso può essere quello di fare un elenco delle funzioni che sono supportate da quella parte. Cosa intendo? Questa tabella potrebbe elencare varie funzionalità del sistema e con questo in e out, con questa etichetta in e out, possiamo dire quali di queste funzionalità appartengono, sono in, rispetto a una certa parte del sistema e quali invece non appartengono a queste parti del sistema ma appartengono ad altre. Non interessano nel descrivere questa parte del sistema. Allora, noi non spenderemo molto tempo su queste rappresentazioni perché hanno senso solamente quando i sistemi hanno certe dimensioni, sono partizionati in diversi moduli, quindi è importante definire dove finisce il compito di un modulo e dove comincia il compito di un altro modulo. E quindi una determinata esigenza dell'utente, un determinato obiettivo dell'utente, da quale modulo deve essere soddisfatta? La devo implementare io o la devo implementare tu? La parte di funzionalità che serve a soddisfare l'obiettivo tal dei tali dell'utente. Allora, in questo caso ci possono, tornano utili checklist di questo genere in cui ogni, diciamo così, responsabile di modulo dichiara quali sono le funzioni gestite ed esplicitamente dichiara quali sono le funzioni non gestite da quel modulo. Analogamente, questa è una rappresentazione tabulare che però a noi non piace molto, noi ne definiremo una grafica. Possiamo, dovremo a un certo punto, definire una serie di obiettivi. Ogni riga di questa tabella può essere letta come l'intestazione di un caso d'uso. Dice, questo attore, acquirente, buyer, può raggiungere questo obiettivo, cioè modificare i contatti del venditore. Poi questo stesso attore, buyer, può fare altre cose, completa la richiesta dell'ordine. Il richiedente può iniziare una richiesta, il richiedente, virgolette, può modificare una richiesta. Quindi ciascuna di queste righe rappresenta un diverso caso d'uso, e rappresenta qual è l'attore primario di quel caso d'uso e qual è l'obiettivo che quell'attore primario si pone quando inizia l'interazione col sistema. Per completezza in questa tabella abbiamo aggiunto anche una colonna priorità, no? Tanto per ricordarci che i requisiti, soprattutto quelli funzionali, dovrebbero sempre avere un ranking e dire quale deve essere più importante di altri. Quindi vediamo che magari un requisito di priorità 4 è meno importante di un requisito di priorità 1. Dicevo, questa tabella è in qualche modo completa, nel senso che ci dà l'elenco dei casi d'uso, dichiarando per ciascuno l'attore e l'obiettivo, è un po' complessa da leggere. Non ci dà a colpo d'occhio quali sono tutti i casi d'uso di un determinato attore, non ci permette di vedere se ci sono magari due attori diversi che possono attivare lo stesso caso d'uso. No? Ecco, per questo motivo noi, piuttosto che questa rappresentazione tabulare, preferiamo una rappresentazione grafica che sembra quasi i disegni che si fanno all'asilo, ecco, in un certo senso, però ha la stessa informazione di prima, quindi è vero che questa sembra più seriosa, ma questa in realtà è molto più comunicativa. Quindi la rappresentazione che daremo per
dichiarare quali sono tutti i casi d'uso di un sistema, anche qua nella rappresentazione grafica, secondo uno standard, sempre UML, un diagramma dei casi d'uso, use case diagram, quindi il terzo tipo di diagramma che impariamo a usare, che è molto semplice. Si usa un'icona dell'omino stilizzato per indicare un tipo di attore. Si usa un ovale, un'ellisse, per indicare i casi d'uso, cioè gli obiettivi che l'attore si può porre, e si usa semplicemente un segmento, una linea che unisce l'attore al caso d'uso per indicare che quell'attore può partecipare in quel caso d'uso, può attivare quel caso d'uso, che quell'attore può essere l'attore primario di quel caso d'uso. L'attore primario. Può darsi che ci siano, anzi, spesso ci sono più attori diversi, ciascun attore può attivare diversi casi d'uso, così come possono esserci alcuni casi d'uso che possono essere comuni a più attori, cioè possono essere attivati indifferentemente da un attore di un tipo o dall'attore dell'altro tipo. Che ne so, pensando al sistema informativo dell'università, vedere l'elenco degli appelli con le date è una funzione che può attivare sia lo studente che il docente. Vedere l'elenco degli iscritti può farlo solo il docente. Iscriversi può farlo solo lo studente. Quindi sono tre casi d'uso diversi, di cui uno è attivabile indifferentemente da un ruolo o dall'altro, da un attore o dall'altro, e gli altri invece sono riservati solamente agli utenti di un certo ruolo. Allora, noi impareremo a fare diagrammi di questo genere, in cui cercheremo di condensare di nuovo in uno schema grafico tutte le informazioni che ci servono per identificare quali sono i casi d'uso, quali sono gli attori primari, quali sono gli eventuali attori di supporto o secondari, e qual è eventualmente la struttura interna di questi casi d'uso. Quindi avremo anche qua un piccolo linguaggetto grafico con delle frecce, con dei significati, eccetera, eccetera. Opzionale è indicare con un rettangolo il componente, la parte del sistema che è dedicata, che è responsabile di implementare questi casi d'uso. Allora, nel caso in cui il sistema lo trattiamo come un tutt'uno, una scatola nera, non serve indicare questo rettangolo. Nel caso in cui il sistema sia invece pensato a più moduli, allora è importante sapere per ogni caso d'uso qual è il modulo che lo deve implementare, e questo lo indichiamo con un rettangolo che rappresenta o il sistema o una componente del sistema. Allora, questa sarà metà del lavoro. Quindi davanti a noi ci sono due capitoli, due argomenti. Il primo è impariamo a fare questi diagrammi dei casi d'uso, cioè elencare tutte le funzionalità del sistema, in questo modo un po' strano dal punto di vista degli utenti. Poi il capitolo successivo sarà dettagliare ciascuno dei casi d'uso. Cioè, qui ho dichiarato che c'è un caso d'uso che si chiama visualizza il saldo, ma poi qual è la sequenza di interazioni che deve compiere questo cliente per visualizzare il saldo? Questo il diagramma non me lo dice. Mi dice che questo è un obiettivo possibile per quell'utente, ma non mi dà il dettaglio di come fare. Questo lo faremo in una descrizione diversa, che non fa parte dei diagrammi di casi d'uso, ma sarà una descrizione testuale, secondo la tabella schematica che svilupperemo. Quindi questi sono gli altri due capitoli che corrispondono alle due domande d'esame possibili, cioè il diagramma di casi d'uso, oppure, come la chiameremo, la narrativa o la descrizione dettagliata, narrativa è il termine che useremo, di un singolo caso d'uso. Ci vediamo martedì per cominciare ad affrontare questo.